Radici, benvenuti alla sesta puntata di Adesso in Onda, la televisione che amiamo ballare, la televisione che amiamo cantare, ma soprattutto la televisione che amiamo raccontare quando non c'è niente di più innovativo della tradizione. Oggi di questo parleremo, del recupero in qualche modo, ma anche del rilancio, dell'elaborazione, insomma, della riscoperta della cultura popolare, dei canti popolari. Ne parleremo con degli ospiti in studio e anche con un contributo video con due ospiti molto molto importanti. E io intanto vi presento gli ospiti che abbiamo qui in studio. Allora, abbiamo una delegazione di tre persone del gruppo Diversamente. Sono Sara Gagliardi, Bianca Tamburini e Fausto Scoppetta, che è il presidente di Diversamente, che è proprio un gruppo di ragazzi giovanissimi, perché voi siete, quante, più o meno l'età come Dai varia? 15 ai 30. 30. Dai 15 ai 30 anni, e loro si occupano, fra poco li vedremo, proprio di danze e canti popolari della tradizione umbra. E poi abbiamo un altro personaggio che di queste cose se ne occupa da quanti anni? Da parecchio, Francesco Camuffo, presidente regionale dell'ARCI, e anche ideatore, credo, no? Di Maree, che è un festival che ormai, appunto, da quanti anni? Diciamo nella formula che conosciamo, quella importante dal 2000, in realtà le prime esperienze già dal 98, quindi sono 15 anni che è nato questo contenitore, questo marchio. Proprio che si occupa di musica folcloristica. E io ve lo dico subito, oggi abbiamo tanti contributi video e poche chiacchiere in studio, anche se gli ospiti sono tanti, ma li faremo variare molto poco, purtroppo, come spesso capita. Perché? Ma perché in realtà il motivo per cui io li ho invitati oggi, gliel'ho detto prima della trasmissione, è farli incontrare. Io volevo che si incontrassero proprio perché si occupano della stessa cosa, nella stessa città. E quindi io spero che si possano attuare delle sinergie tra queste realtà, come è successo anche in passato. Io l'ho ricordato anche qualche settimana fa. L'anno scorso abbiamo invitato qui in studio, alla seconda puntata, la protagonista è stata la regina della musica folk a livello mondiale, che è di Terni, Lucilla Galeazzi, che a Terni in realtà si è sempre vista poco, non ho, suo malgrado, perché lei ci aveva detto l'anno scorso: ma io vorrei fare delle cose a Terni, ci terrei a fare. Avevamo invitato anche l'assessore alla cultura, e quest'anno Lucilla ha fatto e sta facendo moltissime cose, tra cui un coro di canti popolari al conservatorio, e proprio questo spettacolo con cui abbiamo aperto, Francesco. Questo spettacolo era proprio di Maree Sì. Sì. 2013 all'Anfiteatro Fausto, quindi ha aperto un po' l'estate ternana, e c'era anche Lucilla, l'abbiamo vista anche nel filmato. Di che cosa si Sì, tratta? si tratta di un'idea che Lucilla aveva in mente da diverso tempo. Il rapporto con Lucilla per noi, per me, per Marè è un rapporto che va avanti ormai dal 2000. Abbiamo fatto quelle tre o quattro cose che hanno segnato un po' il percorso, secondo me, con molta modestia, però è oggettivo. Il percorso sulla programmazione di musica tradizionale a Terni, concerto per Sergio Secci nell'anno dell'anniversario, nel 20° anniversario dell'80, lo spettacolo Sirena dei Mantici con Ascalio Celestini. Attenzione a Sirena dei Mantici, perché Sirena dei Mantici vi abbiamo proposto, è uno spettacolo bellissimo, appunto insieme a Ascanio Celestino e Lucilla Galeazzi. L'anno scorso, proprio su questa puntata con Lucilla, ne abbiamo visti due frammenti. Attenzione, perché fra poco ne vedremo altri due frammenti molto belli, prodotto appunto nell'ambito di Maree. Sì, nel 2003, poi ripreso dal Teatro Stabile dell'Umbria e diciamo, programmato in giro per la nostra regione e anche fuori. Era da un po' di tempo che si ragionava insieme su alcune cose e a conclusione del progetto Suoni della Memoria, che è un progetto molto grande di carattere nazionale dell'ANCI, dovevamo organizzare un evento conclusivo. E, sapendo le cose ordinarie che fa Lucilla, ma sapendo anche di questo sogno, che non era un sogno, era un progetto che si stava per realizzare in autunno a Parigi, a Bruxelles, con le Bnet Oriat, che è una formazione marocchina Ecco, questi molto erano cantanti importante. e danzatrici marocchine che si sono esibiti. Cinque sono questa formazione marocchina, che avevamo portato a Marè già nel 2005, formazione straordinaria, scoperta e promossa da Peter Gabriel già alcuni anni fa all'interno del WOMAD, e altre cinque donne italiane, considerando anche Lucilla. Sono tutte voci del Mediterraneo, così come racconta Un'unione del il Mediterraneo. progetto. E Sì. questo spettacolo ora, appunto, avrà un futuro importante, mi dicevi. Ha un futuro importante, diciamo, prima di tutto, perché come previsto sarà al Festival dell'Île-de-France a Parigi il 4 ottobre, il giorno di San Francesco, e il giorno seguente a Bruxelles.
È una cosa che era prevista come debutto in quel contesto lì e che invece siamo riusciti a costruire a Terni per il 21, per il 20, anzi, la giornata mondiale del rifugiato all'anfiteatro. È stata una sfida, è una sfida che però ci sta portando molto bene perché stiamo realizzando un documentario e è di queste ore la notizia di un contatto che stiamo stabilendo, anzi che c'è stato tra Lucilla e La Notte della Taranta, per cui se coincidono alcuni elementi organizzativi, probabilmente questo spettacolo sarà l'apertura della Notte della Taranta La 2013. notte della Taranta. Allora, questo era appunto Marè per certi versi. Adesso vediamo che cosa fanno diversamente. Quindi, prima di farci raccontare come è nato questo gruppo, io intanto ci vedrei proprio quello che fanno diversamente. In particolare, tra l'altro, devo ricordare che non sono una novità per noi perché diversamente sono stati ospiti ad Adesso in Onda quest'inverno nello speciale che abbiamo fatto per Stravalentino dal teatro Don Bosco di Terni. Quindi, l'abbiamo già visti in questo programma. Adesso invece ci vediamo un frammento, anzi alcuni frammenti, dell'esibizione che hanno fatto a Colle Scivoli, per la festa del paese a maggio. I Diversamente.
Questi erano diversamente a Colle Scivoli, questo era un servizio di parte perché io abito a Colle Scivoli, quindi sono sceso di casa, li ho trovati e gli ho fatto la ripresa. Abbiamo aperto tanto con i cinturini, non a caso, l'anno scorso l'abbiamo sentita in questo programma cantata da un gruppo di studenti francesi guidati da Lucilla Galeazzi, fra poco la risentiremo interpretata dalla stessa Lucilla perché è il cavallo di battaglia di Lucilla ed è, diciamo subito, questa canzone come nasce? Beh, è una delle canzoni storiche della città di Terni, insomma, quindi rappresenta proprio una delle peculiarità anche del folklore ternano, che non è soltanto un folklore contadino, ma è il folklore industriale, quindi il ruolo della donna, la fabbrica, che comunque permea la città di Terni. Questo erano è stato un canto ideato dalle operaie dello Giudificio Cinturini, quindi chiaramente c'è un legame forte con la città. Diversamente, innanzitutto il nome, perché questo è uno di quei nomi che non si capiscono bene, è un po' come Adesso in Onda, che la gente pensa Adesso in Onda, cioè va in onda adesso, ma perché è registrato, scusa? Invece no, Adesso in Onda perché Adesso la rivista in onda. E così voi, Diversamente, io all'inizio pensavo, vi chiamate Diversamente Giovani, quindi pensavo fosse un gruppo di vecchi, di anziani, una specie di centro sociale, no? Diversamente Giovani saranno vecchi. Poi ho pensato, no, Diversamente Giovani perché anziché andare in discoteca fanno le musiche popolari. Poi invece ho scoperto che un'associazione si chiama Diversamente, cioè Mente Diversa. Spiegatecelo a questo punto. Sì, vabbè, diciamo, in realtà è tutto un percorso lungo, perché il primo nome doveva essere Inversamente, che forse era pure peggio Diversamente, quindi poi si è scelto Diversamente perché proprio sottolinea proprio quello che dicevi tu, cioè è un po' tutte e due le cose, tranne quella dei vecchi che dicevi tu, cioè nel senso è un modo diverso di vivere una certa fascia d'età, quindi chiaramente riscoprire le cose che forse sono un po' dimenticate dalle generazioni nostre, e una mente anche aperta a frequentare ambienti diversi, insomma, che non siano cose che poi facciamo anche noi, perché non è che siamo gente matta, cioè nel senso, poi ci andavamo anche noi in discoteca o al pub. Andate ubriacate, anche drogate. Quello no, però vabbè. Spasciate le vetrine. Quello noi anche, però nel senso, ecco, ci piace dire che ci ritagliamo all'interno del nostro tempo libero lo spazio per fare una cosa che è bella perché ti permette di scoprire tante cose, tante sfaccettature della tua terra e delle terre che ti circondano, insomma, quindi... Come nasce l'associazione e questa attività e quando nasce? Allora, nasce 9 anni fa, quindi il prossimo anno è il decennale, nasce grazie a una collaborazione dal Liceo Scientifico Galilei e Sony Lumbra, che hanno fatto un progetto insieme e quindi siccome il Galilei faceva un progetto per il Cantamaggio, da lì è nato come costola questa associazione per mantenere insomma gli studenti all'interno di qualcosa di parascolastico ma non prettamente scolastico. Poi da qui insomma gli insegnanti si sono progressivamente un po' allontanati sia per motivi insomma privati che istituzionali e è rimasto in mano a noi che adesso sono 4 anni che ce la gestiamo completamente da soli. Quanti insomma. Siete attualmente? Siamo una ventina. Una ventina di ragazzi. Sì, una ventina. Che te ne pare Francesco? Mi pare, cioè, vedo queste cose con soddisfazione perché quando abbiamo iniziato, come dire, come operatori, al di là dell'ARCI, delle associazioni, no? Vengo da una storia, diciamo, di organizzatore principalmente, di ricercatore. Quando abbiamo iniziato a arare il terreno con persone come anche Marco Baccarelli, dei Sony d'Umbra, con Barbara, eravamo, diciamo, compagni di conservatorio oltre che amici. C'era soltanto il folcloristico, che è una roba straordinaria e simpatica, ma quello diciamo delle persone più anziane, adulte. C'era invece un universo di cui noi ci rendevamo conto, che attraversava il popolare, così in maniera più generale, e anche la musica medievale, peraltro. Non è un caso che dentro a Suoni d'Umbra ci sono diversi elementi dei Microlocus, che era un mondo da esplorare, molto interessante. E quindi mi sembra che questo gruppo che è nato, che avevo sentito peraltro intervistato per radio alcuni mesi fa, è un po' il frutto di una stagione in cui più persone hanno avuto questo sentimento di... Sì, dove non c'è una primogenitura. Ci sono un po' di persone che hanno fatto da punti diversi e spesso in collaborazione un lavoro per mettere al centro questo contenitore culturale del popolare. Domanda a bruciapelo, voi fate anche il Cantamaggio o no? Siete dentro o siete fuori? Siamo, diciamo, fuori dal Cantamaggio, però abbiamo collaborato. Avete collaborato? Sì. Allora, adesso è venuto il momento di vedere il nostro contributo più lungo, insomma, i nostri ospiti virtuali. Diciamo, due grandi personaggi di fama internazionale,
due ternani in qualche modo, una d'esportazione e uno di importazione, perché Lucilla Galeazzi, orgogliosamente ternana, ma appunto conosciuta in tutto il mondo, Ascanio Celestini viene dal Lazio, però comunque a Terni ha lavorato molto e è molto legato a questo territorio. E come si diceva prima, loro hanno fatto insieme questo spettacolo, Sirena dei Mantici, dedicata all'acciaieria, insieme anche alla, alla Fisorchestra Fancelli, 10 anni fa. L'anno scorso ve ne abbiamo proposti due frammenti e qualche tempo fa è stato celebrato il decennale con un incontro organizzato proprio dall'Arci e per questa occasione abbiamo incontrato insieme Lucilla Galeazzi e Ascanio Celestini. E quando moro io non voglio preti e frati, l'osso desti dannati. Ai cani sanno da. A quel tempo, la povera gente quando morivano, pure quelli che non c'avevano niente, che non lasciavano niente, pure quelli che non erano buoni manco a leggere e scrivere, ma però il testamento quelli lo volevano avere. Mica per lasciare qualcosa a qualcuno, ma per scrivere sul testamento come che volevano essere messi sottoterra. Ci stavano quelli che si scrivevano che dovevano essere messi sottoterra alla maniera anarchica, senza croce, senza prete. Ci stava uno che disse però, santi Dio, una cosa lì io ce la vorrei, un segno, mica una croce, scalzi qui, ma però un segno ce lo vorrei, metteteci una frasca, che ne so, un pezzo di legno, un mattone. Ecco, questo si fece scrivere sopra il testamento: sotterratevi sotto a un mattone. Se vince l'anarchia, un bel pranzo sa da fare, tutto vitello e manzo, savemo da magna. Quello era il tempo che gli operai in fabbrica, i figli loro, mica gli mettevano i nomi dei santi, no signore, gli mettevano i nomi della fabbrica, veri nomi, I figli loro, gli operai, li chiamavano Libero, Libero Avanti, Libero Pensiero, questi erano i nomi, Vero, Guerriero, questi erano Acciaro, Dinamo o Diname, Ci stava una, si chiamava Vera Spirita Nova, nome femminile, di donna femminile, tutto attaccato, Vera Spirita Nova. Ci stava quello lì, l'anarchico, quello che si chiamava Remo Borzacchini, al figlio suo gli ha messo un nome anarchico, lo chiamò Bagonin Borsacchini, come l'anarchico Bagonin. Questo mo Bagonin Borsacchini diventò un corridore di macchine, questo vinceva la gara in macchina, no? Beh, degli anni 30, saprà correre la gara a Monza, che se corre ancora, no, sta gara di Monza. Beh, questo qua, Bagonin Borsacchini, sicuramente che avrebbe vinto quella gara lì. Ma però, tra il gentile pubblico, gli spettatori, mo quel giorno lì c'è stava pure il re con la regina, sua consorte. E mica se questo qua vinceva la gara, potevano dire alla fine della gara, oggi ha vinto Bagonin. E quelli re gli piavano sturbo, un accidente, pensava che era scoppiata la guerra, la rivoluzione, oggi ha vinto Bagonin. Così allora Bagonin Borsacchini quel giorno gli cambiarono nome, lo ribattezzarono, lo chiamarono Mario Umberto, come il nome del re e della regina. Così quel giorno, invece di dire oggi ha vinto Bagonin, dissero oggi ha vinto Borsacchini Mario Umberto. Quello era il tempo che gli operai che lavoravano a Terni, dalle campagne, ci arrivavano con i carretti. E me ne voglio andare, do cala il sole, dove ci stanno tre fontane chiare. Dove ci stanno tre fontane chiare, ma per disse dane le penette amore. Guarda, l'incontro con, secondo me, l'incontro con Ascanio è stata una specie di chiusura di un cerchio. Io comincio a occuparmi della musica popolare grazie all'incontro con Valentino Paparelli e con Sandro Portelli. Sandro Portelli, grazie alle ricerche sulla musica popolare, scopre il racconto orale e lo scopre intervistando uno di quelli che ha partecipato alle occupazioni, alle lotte degli anni, diciamo, del 52. Il racconto orale non può se non essere teatrale, altrimenti non è. Quando incontro lui, che riprende il libro di Sandro, ne riprende delle parti e da orale è diventato scritto grazie a Sandro Portelli e grazie a lui ritorna orale con il ritmo dell'oralità, dico beh, qui se, proprio abbiamo chiuso un cerchio, perché quelle cose che lui racconta io le cantavo nelle canzoni, quindi erano due stessi racconti, uno che si estrinsecava nella musica, nella forma canzone, e lui nella forma narrata teatrale. Beh, per me c'è stato anche la possibilità di chiudere un altro cerchio, cioè quello legato alla memoria, diciamo, del passato. Noi, perché poi qualche anno dopo io sono tornato a Terni e ho fatto un'intervista invece sulla ThyssenKrupp, certo. su cos'è il lavoro adesso, e
E mi è capitato per la prima volta di intervistare nonno, padre e figlio, tre operai, che, appunto tre generazioni che avevano lavorato in fabbrica, di cui l'ultimo era stato da poco licenziato, mandato via, e veramente noi lì abbiamo tre spaccati diversi, abbiamo il lavoro raccontato in maniera epica, da persone vive ancora oggi, quindi non soltanto per, tramite, non lo so, insomma, libri, eccetera. Il lavoro epico dell'operaio che dice l'anno del 2000 io sono stato licenziato, certo, andai a Colle dell'Oro, gli disse al padrone se non mi riviene a lavorare butto le sotto, no? Questa cosa qua, ma è anche una vicenda simile a quella di tuo zio, se è non quello, sbaglio, no? Assolutamente, che aspettando. Allora a Terni ci stavano Crisi, era il direttore della fabbrica, che abitava ancora a Terni, quindi minacciarlo di fargli del male se non riprendeva certi operai a lavorare era facile, sapevi dove abitava. Poi giustamente spostarono la direzione a Roma, dice, così che non c'è sta più contatto tra, no? E quindi c'era questa dimensione appunto epica del lavoro, cioè lo scontro, la lotta di classe era una compresenza e uno scontro fisico vero e proprio. Poi l'operaio che magari invece ha lavorato negli anni 70-80, ha avuto lo scivolo, una bella buona uscita, in un periodo nel quale si lavorava molto meno e sembrava che i diritti fossero intoccabili, fino all'operaio più giovane che invece vede che il suo lavoro sfugge in maniera totale. Per cui, ecco, per me l'occasione di poter lavorare assieme ai Mantici è stata anche l'occasione di chiudere con un passato epico, che ha un senso, ha un valore, insomma, ricordare, ma che poi... Insomma, noi vediamo come un mondo che davvero non c'è più e difficilmente, certo, insomma, torneremo a percepire la realtà e il lavoro in particolare come veniva percepito allora. La cultura si diffonde e si trova in una stessa città, ma anche in una stessa classe, a pelle di leopardo. Ci sono delle macchie più scure, ci sono delle macchie più chiare e si diffonde in questa maniera. In ogni caso, io non ho avuto mai un solo momento l'idea che stessi parlando del passato. La musica tradizionale è una musica contemporanea, sempre. Sì, poi noi viviamo il passato, diciamo, in questi ultimi anni cominciamo a vivere in maniera molto diversa, nel senso non è più storico, nel senso che appartiene ad una storia che non è più la nostra, ma molto spesso noi vediamo il passato come qualcosa di assolutamente integrato nel nostro presente. Bisogna certo uscire dall'idea mitica del passato, cioè, certo, il passato che è sempre meglio del presente, no, però non dobbiamo neanche credere che il passato sia sempre peggio del presente, no? Per cui c'è, cioè, quella nostalgica di mia nonna, non ci stanno più i pomodori di una volta, no? Oppure mia nonna diceva proprio ma adesso c'è tanta violenza. Io una volta ho detto, io nonno, le si è fatte due guerre mondiali, una guerra coloniale, 20 anni di fascismo, cioè, che un periodo che si è chiuso con due bombe atomiche e adesso c'è tanta violenza. Per cui, allora, superiamo l'idea nostalgica del passato, superiamo anche quella consolatoria, cioè che i criminali stavano là, noi non lo siamo più. Certo. Sta andando ad Auschwitz con dei studenti, in una che sta apparente una gita scolastica, che è abbastanza ridicola, però a parte questo, abbiamo visto delle costruzioni dove dentro Auschwitz, dove la gente vive, diciamo, certo, vive in quello che è stato, non è più un campo di sterminio, ma lo è stato, no? Vedi comignoli, come un sagrario proprio, sì, no? Come fai, ma pure a dormire a notte. E con uno studente, diciamo, io dicevo, ma vivere sul confine, fa uguale, tanto vedi quello che c'è dentro, 100 metri, 1 chilometro, 100 chilometri, cioè qual è la distanza giusta per non subire, diciamo, questo influsso negativo del tempo di sterminio. Gli ho detto, magari ci abbiamo ai piedi delle scarpe che sono state cucite da un bambino vietnamita che nel frattempo si è anche venduto un rene per campare la famiglia, no? Dico, non è la stessa cosa. E lui mi risponde, vabbè, questo che ci possiamo fare, è una legge di mercato. Ma il nazismo è questo. Ma è una legge di mercato anche quella. Capito? Quanto a un certo punto quel meccanismo funziona, perché è un meccanismo dove nessuno è responsabile, certo, Realmente è responsabilizzante. Allora, a che ci serve, capì, Auschwitz? Mica anche per andare bene a un esame, volendo, ma non per dire Auschwitz non c'è più, ma Auschwitz c'è ancora, solo che mi hanno fatto il favore di spostarmela da un'altra parte, non sta più sotto casa mia. Ma anche quando mio padre e mio zio cantavano queste canzoni, non è che non ci fosse la concorrenza della radio, non c'era la concorrenza dell'opera, che pure in casa mia si cantava, però
contemporaneamente c'era ancora la gente che si faceva la cultura in modo manuale, eh? C'era ancora bisogno che ci fosse uno strumento che facesse ballare la gente per carnevale, c'era ancora bisogno che qualcuno costruisse delle canzoni per fare il cantamaggio, c'era ancora bisogno di un artigianato musicale e di parolieri, di poeti che lavorassero a una musica che veniva fruita poi dalla collettività. Noi abbiamo molto più invasione di una musica che non alla quale noi partecipiamo come ascoltatori e non come apprendisti. Però io vedo che anche i ragazzi, pur nella grande passione per imitare, ce l'avevo anch'io alla loro età, non ne faccio un problema, poi sentono il problema, sentono il bisogno, vedono quel chitarrista, pieno se risuonano, provano a imitarlo. Quello che spero che di fare i cloni degli altri, imparando come gli altri hanno fatto, imparino un'arte che poi aiuti loro a raccontare se stessi, la loro realtà, la loro quotidianità, e non fa finta di vivere in un altro contesto o di essere gli imitatori di un altro contesto, eccetera, eccetera. In fondo, come tutte le lingue hanno i loro dialetti, anche tutte le musiche hanno i loro dialetti. Il rap che nasce in America poi arriva in Puglia e su The Sound System rappano in pugliese, rappano in leccese. Quindi non una musica d'élite, tu dicevi appunto anche gli altoforni dovrebbero cantare le canzoni folk del ma accidenti, ma magari, io li vorrei incontrare in questi miei viaggi a Terni, visto che ci vengo una volta a settimana. Sarebbe meraviglioso di fare un incontro con gli altiforno che scrivano, perché loro sono specialisti nel fare queste parodie musicali, no? Prendono canzoni e ci mettono dentro dei testi ternani. Beh, se prendessero una canzone tradizionale e la aggiornassero con testi contemporanei, ma sarebbe meraviglioso. La storia di quelle che avete raccontato in questo spettacolo, la storia che va colpito di più, la storia a cui vi sentite più legati? Beh, per me sicuramente Trastulli, insomma, la morte di Trastulli. Certo. Tante, io ci ho fatto due spettacoli, insomma, lui muore nel 49, però poi per la maggior parte delle persone è morto 3 anni dopo, nel 52, perché il 52 è l'anno della grande sommossa qui a Terni. Non soltanto per quello, ma anche perché è uno dei tanti proprio ragazzi che muoiono così, insomma, davanti ai quali si rimane storditi più che arrabbiati. In chiusura, Lucia, ci racconti un attimo anche la storia di Bella Ciao, su cui non si è mai capito bene l'origine. Bella Ciao nasce come canto partigiano, ma è cantato poco dai partigiani, è quasi non cantato dai partigiani, perché le prime testimonianze di questo canto vengono datate febbraio 45. Di lì a poco la guerra di liberazione finirà e quindi non viene cantato dalla massa, non diventa un canto di massa. Poi però, qualche anno dopo, l'Europa è liberata dal gioco nazifascista, fanno un festival a Berlino, credo fosse nel 48, del primo festival della gioventù comunista liberata dal gioco del nazifascismo. E lì si presenta un gruppo di italiani, di studenti italiani, che canta Bella Ciao e esplode questa canzone. Successivamente, un mondino scrive su quell'aria delle parole che insegna le mondine e nasce la Bella Ciao delle mondine, che per forza di cose è un po' più lenta. Quando scoprono che esiste un canto mondino e che intervistano Giovanna Daffini, lei dice: ma io questa canzone l'ho imparata negli anni 30 in Risaia. Vabbè, se l'ha imparata negli anni 30 in Risaia, allora Bella Ciao viene dalla versione mondina. Poi gli hanno fatto la cosa e pubblicano sull'Unità questa cosa, contentissimi, abbiamo capito da dove viene Bella Ciao, eccetera eccetera. Tempo una settimana arriva una lettera all'Unità che dice: ma che sta a dire Giovanna? Ma quel testo l'ho scritto io e l'ho scritto nel 49, io che mi chiamo sono un mondino e ho scritto queste parole e l'ho insegnata. Ancora tutt'oggi non sappiamo l'origine di questa Bella Ciao, ne facciamo. Lei ti dice, in parte, questo Bella Ciao, 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 con le mani che si battono, probabilmente viene da un canto del nord, le radici sicuramente stanno al nord. Probabilmente, radici slave. Anche radici slave, perché hanno scoperto, questa è stata una scoperta recentissima, una giornalista di Repubblica, che passeggiando a Parigi, sui Lungosenna, ha comprato un CD
di canti klezmer degli anni 20 a un euro. Se l'è portata a casa, ha sentito un pezzo che si fa parapapà, parapapapà, parapapà, 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 parapapì, pipipipì, parapapà. Cioè, è bella ciao, l'inizio è bella ciao. Negli anni 20 già girava sta melodia, nelle orecchie è che ha girato, insomma. Quindi noi non sappiamo, possiamo dire che sono tante le radici di Bella Ciao, probabilmente una melodia che viene slava, sicuramente questo ciao, da, da, ciao viene da un canto del nord che era un canto infantile che veniva cantato ai bambini per insegnare a loro a battere le mani, a coordinare il movimento delle la mani. Mia mamma che le vecerella. La mia nonna le vecerella, la mi fa ciao, la mi fa ciao, la mi fa ciao, ciao, ciao. Poi, in ultimo, il testo, viene da un testo di canto narrativo, rielaborazione naturalmente, questo testo che dice mamma, papà, mi sono svegliata stamattina, ho visto, mi sono affacciata alla finestra e ho visto il mio amore che passava. Papà, mamma, scavatemi una fossa, ma così grande dove che io ci possa entrare con il mio amore, e quando la gente passerà davanti, e metteteci sopra un bel fiore, e quando la gente passerà davanti a questa tomba e dirà questo è il fiore della rosina che è morto per amore. Le prime fabbriche, i padroni delle fabbriche erano una cosa tutta diversa e differente da come sono adesso. Quello, a quel tempo c'era uno che si chiamava Baron Franchetti questo c'aveva, che lavoravano per lui le tabacchine del tabacco, no? Ste donne tabacchine un bel giorno fecero sciopero, non tutte, solamente qualche d'una, ma quello lì, Baron Franchetti, si andò lì a informare perché scioperate, gli dicevano le tabacchine, quelle risposero perché? E perché voi ci pagate poco, barone, se ci pagate di più che ci date l'aumento di salario, di stipendio, noi non scioperiamo più. E così allora, quello lì, Baron Franchetti, l'aumento glielo diede, ma però non a tutte, solamente a quelle che avevano scioperato. Tant'è vero che i grumire, quelli che non avevano scioperato, dice, oh, barone, porca miseria, noi stiamo dalla parte vostra, manco abbiamo scioperato, abbiamo pure lavorato, l'aumento a noi ce lo date. E beh, gli disse quello lì, Baron Franchetti, se voi non avete scioperato vuol dire che l'aumento non vi serve, quando sciopererete l'aumento lo darà pure a voi. Così a quel tempo lì, con quella gente lì, si impararono a scioperare pure le grumire in fabbrica. Ma poi facettero la ferrovia, con la ferrovia ora gente a tenni ci arrivavano mica più, col carretto a piedi, no, ci arrivavano col treno, con la ferrovia, la Fondovalle, che attraversava la valle, per questo si chiamava la Fondovalle, beh lì sul treno della ferrovia si incontravano gli operai, si conoscevano tra di loro, mica solamente di nome e cognome, ma anche proprio di mestieri, di lavoro che facevano alle fabbriche, e dove lavorite, dice quello, lavoro d'Alte Rocca. Alte Rocca, noi facciamo le cartoline illustrate, la bellezza, le più belle e più colorate d'Italia. Poi ci stava quello che lavorava al viparo, che è il viparo, dice il viparo, l'amaro, digestivo, igienico, è un amaro speciale, straordinario, sensazionale. Poi ci stavano quelli che facevano le armi, alla fabbrica d'armi, e poi ci stavano quelli che dicevano dove lavoro io il ferro cola. Che gli dicevano, porca miseria, vuol dire che cola, c'è casca l'acqua, la guazza, è bagnato, umido sto ferro. No, diceva lui, cola, si squaglia, si fonde, come la cera, come il burro. E questi erano quelli che lavoravano all'acciaieria. Ma poi ci stavano le donne, eppure le donne prendevano il treno, e queste si incontravano sul treno, sai, no? Beh, le donne in buona parte lavoravano o da Gruber, il lanificio, oppure da Centurini, che era lo iutificio. Certo che le donne operaie che uscivano da Gruber, quando uscivano per le strade, la gente le salutavano dicendo buongiorno, buonasera signorina, mentre che quelle che uscivano da Centurini gli dicevano puzzi d'aiuta. Eppure tutte e due lavoravano alla stessa maniera, stesso stipendio da fame, stessi gabinetti zuzzi, acqua non potabile, ma però quelle lì di Gruber gli dicevano buongiorno e buonasera signorina, e quelle Centurini, quelle dei Centurini gli dicevano puzzi d'aiuta. Siamo dei Centurini, lasciateci passare. Siamo belle simpatiche, ce famo rispetta, ma di ne sera di che d'età, il vino a sabato ce tocca da bozza, ma di ne sera di che d'età, il vino a sabato ce tocca da bozza. Quando fischia la sirena, prima innanzi che faccia giorno, c'è sindide a turno, dentro terni da passa, ma di ne sera ti chiede età, il vino a sabato c'è tocca da bozza, ma di ne sera ti chiede età, il vino a sabato c'è tocca da bozza. Quando a festa ci vedete, quando siamo arcutinate, per signore ci pigliate,
chicche in verità, ma di le sera di che detta in vino a sappa duce tocca da bozza, ma di le sera di che detta in vino a sappa duce tocca da bozza. Se qualcuno che se crede perché siamo tessitore, ma se noi famo all'amore la facemo per scherzar, e se ci dicono tanta cuci gli edimo squaglie la per me tu voligli, e se ci dicono tanta cuci gli edimo squaglie la per me tu voligli, ma di ne sera ti chiede ta e fino a sabato c'è tocca da bozza, ma di ne sera ti chiede ta e fino a sabato c'è tocca da bozza. E questa era appunto Lucilla Galeazzi a Schiena Celestini, in questo spettacolo che speriamo in qualche modo di poter rivedere, chissà, anche in televisione, chi lo sa. Allora, facciamo una parentesi adesso, perché stiamo parlando appunto delle radici, come dire, nostre, perché poi credo che qui siano, anzi, facciamo una piccola indagine, visto che niente noi facciamo queste cose, Terni è una città meticcia, no? Diceva sempre l'ex sindaco bastarda, perché la ternitudine, come dire, pura ce n'è poca. Allora, velocemente, le vostre origini, Sara? Io sono di Terni, però papà è di Perugia. Quindi, no. Bianca? Io sono di Terni, ma mia madre è francese. Vedi? Fausto? Mezzo sangue Corrieti, banale proprio. Francesco? Mezzo sangue istriano e ternano. Vedi? Io sono mezzo sabino, quindi... Bene, è la conferma che appunto poi Terni è un... Appunto è il risultato di un'integrazione anche tra culture, no? Il Cantamaggio nasce per difendere la ternanità pura, poi di fatto è stato invece contaminato dagli operai che venivano da fuori e adesso recentemente anche da persone che vengono dall'India, dalla Polonia, eccetera. Quindi le radici, io vorrei interrogarmi su questo, le radici, ma quali però? No? Si parla tanto in questo periodo dello Ius Solis, abbiamo un ministro dell'integrazione che non è italiano, viene dall'Africa, pur essendo nata e cresciuta in Africa, lei è italiana perché ha preso la cittadinanza. Paradossalmente invece, proprio a causa di questo... No, diatribe Ius Solis, Ius Sanguinis, oggi un cittadino italiano che nasce in Italia, cresce in Italia, parla in dialetto, se nasce da genitori immigrati non è italiano di fatto, e questa è una bella contraddizione. Tra l'altro, vabbè, il ministro Kyenge è stato oggetto anche recentemente, si parla più del suo colore della pelle che di quello che fa a livello di governo, il vicepresidente del Senato ha anche detto che sembra un orango, però poi si è scusato, ha detto no, mi scuso, ho detto una cosa terribile, mi scuso moltissimo con il ministro, e anzi ha detto gli manderò anche un mazzo di banane, ha detto perché ha cambiato idea, no, assolutamente. Scherzi a parte, adesso ci vediamo un contributo che parla proprio di questo, in qualche modo dello Ius Solis. È un estratto molto divertente dal cortometraggio che ha vinto l'ultima edizione di Popoli e Religioni, quindi restiamo in tema, un film che ha vinto anche molti altri premi in tutta Italia, perché il regista si chiama Alessandro Valori, il film si chiama Babylon Fast Food, e adesso ci vediamo proprio questo, le radici della propria terra, quale terra, quali radici, Babylon Fast Food. È mucca? Certo, ci puoi giurare, è chianina, roba d'alta qualità. Ci metti con un po' spazio? Spazio? Spezie al limite. No, la faccia al sangue, la fiorentina. Ci vorrebbe il limone? No, ma quale limone? La mamaliga. E mo che è sta mamaliga? È una polenta. A casa mia, a Moldavia, si mangia così. A casa tua? Qui si mangia col sale e un guscio d'olio. Semplice. Oh, bello! La bella bistecca quella per gallogda, no? Quando è cotta, va tagliata a fettina, poi va messo in salsa limone e calamari. È arrivato un altro, mo. Calamari. Certo, calamari. Una bistecca mare e monti, mo. Oh, non è il calamari che tu pensate dei pesci, no? Calamari sono piccoli limoni delle Filippine. E te, mo, che c'entri con le Filippine, te? Io sono filippine. Il piccolo negro filippino, come certo. Adottivo.
Vuole che ti faccio vedere i documenti? Non so te, ma i filippini che ti hanno adottato di carne ci capiscono un cazzo. Devi mettere il limone? Di chi è sta bistecca? Allora, di chi è questa bistecca? Tua. Quindi ci metto quello che mi pare e piace. E sai che c'è? A me non me ne frega niente di come si fa la carne a casa vostra. Quello che mi frega a me è come si cucina qua, a casa mia. E qual è casa tua? È l'Italia casa mia. Tu non è italiano, tu sei nero. Devi mangiare cibo da tua terra. Il cebucen a me mi fa schifo. E io in Senegal non ci sono mai stato. Non perdere tradizione della tua terra. Questa è la mia terra. Io sono italiano, lo vuoi capire o no? Poi, porca miseria, potrò mangiarmi una bistecca alla fiorentina senza che ci metto spezie o radici africane, no? No. E perché? Gatto rubato. Ho fumato questo. Coglione. Questo era Babylon Fast Food, che potete vedere integralmente su YouTube, lo trovate nei contenuti extra di questa puntata sul nostro sito www.redeblu.org, dove potrete rivedere anche questa puntata e tutte le puntate di Adesso in Onda, compresa quella in cui si sono esibite le diversamente. Stiamo proprio salutando, quindi se volete fare un saluto, Sara e Bianca, invitando, non so, anche i vostri coetanei a partecipare. Magari, noi cerchiamo sempre persone perché è una cosa talmente bella che è bella condividerla con altri. Io sono la più giovane del gruppo e cerco di portare dentro l'associazione i miei amici, di fare pubblicità, ma è sempre più difficile fra i giovani perché sembra sempre una cosa strana e non ci si fida, invece io ho trovato delle persone fantastiche e mi diverto tanto. Anche a livello umano, quindi ci si diverte molto. Allora, io ringrazio Francesco Camuffo, i diversamente, Fausto Scoppetta, Bianca Tamburini, Sara Gagliardi, che hanno fatto anche dei cognomi proprio anche che stanno in tema, Gagliardi, Tamburini proprio. Allora, vi ricordo le nostre trasmissioni, il venerdì alle 22.30, il sabato alle 15.30, il lunedì alle 16.15 e il mercoledì alle 12.30 e poi ovviamente su redeblu.org la rivediamo, ci salutiamo proprio ancora con i diversamente a Colle Scivoli, nell'esibizione che abbiamo visto prima. E posso puntualizzare solo una cosa per correttezza? In un secondo. L'iniziativa non era dell'Arci del Briccialdi e c'era anche il maestro Marco Gatti e la fisiorchestra Fancelli. Benissimo, grazie. Alla prossima, grazie a tutti, ci vediamo la prossima settimana. Tutti i padroni scompariranno. E all'incontro e pronti per lo sì e sì no e sa e sa bravi no sì sa sì sa sì sa sì sa sì sa sì no no sì sa sì. Quindi contate uno, scendi amore 2 e col terzo fate quello che ti pare, scendi amore 3 a spasso e danze, danze nel danze 2 dame avanti, donne a destra, uomini a sinistra, galoppo, com'è la galoppo? Galoppera, la galoppera, su un piede solo senza galoppe, due piedi con tre, galoppe, tutto in
bene, basta due piedi, un piede, due, tutti a sinistra. Mentre andate a sinistra il mondo alla rovescia, sono le donne. Tutti a sinistra, un piede solo, tutti a destra un piede solo, ognuno la sua a spasso, un uomo, una donna, non fate cose strane, eh? Eh sì, è così. Allora, la leggenda vuole che chi fa il ponte si sposa entro l'anno. Vabbè, è così. Chi fa il ponte si organizzi. Posto. Facciamo un tunnel. Ok, il tunnel che potete menare, vai Andrea. No, siete gli ultimi, è uguale, siete gli ultimi. Prego, Antonietta. Giù botte, giù calci, botte con le braccia. Via, sfogatevi. Facciamo l'ultimo gioco, si chiama il gatto e il topo. La donna è il topo, l'uomo è il gatto. La donna scappa, l'uomo la acchiappa. Una coppia per volta, chiamo io. Apritevi a fontana, la donna a destra e l'uomo a sinistra, eh? Una fila unica, vale fino a Sapione. Prego, prima coppia. Per carità, eh? Presa, prego, la seconda coppia. Qui ti chiamo in casa. Perfetto, cioè, non facevate altro.